l'argomento principale dei promotori dell'opera è che il traffico merci lungo l'asse del Brennero aumenterà continuamente e all'infinito, e di conseguenza le infrastrutture che oggi abbiamo, quindi una ferrovia e un'autostrada, non sono sufficienti per sopportare questo aumento di traffico. Bene, nella realtà invece la quantità di merci che oggi transita al Brennero è la stessa che transitava nel 2004. I nostri dati noi li prendiamo dal Ministero dei Trasporti svizzero, che li rilascia annualmente. Se nel 1990 esistevano 1000 scali ferroviari merci in Italia, oggi ne esistono 199. Questo sta a significare che il Ministero dei Trasporti non punta in realtà sul trasporto merci su rotaia. Se oggi noi utilizzassimo la linea che noi già abbiamo con gli standard gestionali che si utilizzano in Austria e in Svizzera, saremmo in grado di trasportare dai 25 ai 34 milioni di tonnellate all'anno. Vi ricordo che il totale delle merci che noi abbiamo trasportato nel 2013 è di 40 milioni di tonnellate, quindi la nostra infrastruttura è con degli ammodernamenti che verrebbero fatti a bassissimo costo rispetto a quello che è il progetto dell'alta velocità, sarebbe in grado di sopportare davvero il traffico che oggi passa attraverso il Brennero. Ancora, perché l'autostrada A22 è così inquinante? Bene, perché il traffico autostradale è estremamente incentivato in Trentino Alto Adige. Se noi andiamo a confrontare il prezzo del pedaggio al chilometro di un TIR in A22 rispetto a quanto paga in Austria, ci rendiamo conto che in Austria paga 107 centesimi al chilometro, in Italia invece ne paga 17. Ciò vuol dire che in Italia costa 6 volte in meno trasportare e passare con un TIR rispetto all'Austria. La stessa situazione dell'Austria è quella della Svizzera. Secondo i dati del Ministero dei Trasporti dell'Antirolo, un 30% dei TIR che oggi transitano sulla A22 in realtà percorrono 60 km in più rispetto a quello che sarebbe il tragitto più razionale. In più, ma perché a livello economico conviene. L'unica stazione che misura le emissioni inquinanti che abbiamo in Trentino si trova ad Avio, e questa stazione ci dice che le emissioni che abbiamo in quel punto della Valle dell'Adige sono le stesse che si misurano in centro a Roma e in centro a Milano. Ciò che noi pensiamo che sia necessario fare è ridurre queste emissioni oggi e non eventualmente con questa infrastruttura. Quindi se noi oggi siamo oltre i parametri europei del 50%, questa nuova ferrovia il traffico autostradale rimarrebbe assolutamente uguale. Questo è un ulteriore argomento per ritenere questo progetto assolutamente inutile. E vi parlo però dello strumento tecnico, amministrativo e finanziario che si chiama realizzazione di lavori pubblici in finanza di progetto, perché è quello che meglio di tutti gli altri esemplifica la situazione, cioè esemplifica bene i tipi di interessi che governano il settore, il modo con cui si realizzano le grandi opere e il tipo di bisogno che tutto il sistema sottende, e cioè la realizzazione di grandi opere, di grandi infrastrutture in condizioni di deficit di bilancio, accollandone il peso alle generazioni future. Quindi il sistema più importante di quelli che prevedono l'intermediazione di altri soggetti tra la pubblica amministrazione che decide di fare dei lavori e gli esecutori. Perché l'altro sistema, modesto ma molto efficace, cui ormai si ricorre soltanto per i lavoretti da quattro soldi, è quello degli appalti, gli appalti diretti, la pubblica amministrazione che ha i soldi decide di fare un lavoro pubblico, lo realizza tramite il sistema. Il sistema della realizzazione dei lavori pubblici non ruota intorno
all'importanza di realizzare un'opera utile, ma ruota intorno alla necessità di garantire a tutti i costi l'equilibrio economico-finanziario dell'impegno del privato che interviene. Il prezzo che l'amministrazione può riconoscere è arrivato al 100%, è stato rimosso il limite precedente del 50% e non c'è più limite superiore. Non c'è più il limite della durata della concessione, che non è più di 30 anni, ma può arrivare anche all'infinito, teoricamente, tant'è vero che per le opere il cui costo è di solo è superiore a 1 miliardo, la durata della concessione è almeno di 50 anni. Un insieme recentissimo di semplificazioni amministrative e procedurali che hanno praticamente azzerato la maggior parte dei vincoli di procedura, dei vincoli ambientali che abbiamo sempre conosciuto in Italia in questo tipo di settore. Valorizzazione immobiliare significa quella che tecnicamente i giornali di Confindustria chiamano cattura anticipata del valore commerciale immobiliare delle aree. Il soggetto interessato può ricevere dall'amministrazione o beni immobili propri o beni immobili addirittura espropriati per l'occasione per farci sopra una serie di operazioni interessanti, rivendita, costruzione di centri commerciali, di può pretendere dagli operatori economici e anche dagli enti locali di ricevere immediatamente oggi una percentuale di quello che potrebbe essere l'incremento del valore futuro degli immobili in virtù della fantastica infrastruttura che si sta per realizzare. Alternative che noi proponiamo: utilizzare la linea storica al massimo delle sue potenzialità, creando però delle barriere antirumore e riducendo le velocità dei treni nei centri abitati. Inoltre, equiparare le tariffe autostradali su tutti i valichi alpini potrebbe essere attuata domani e sarebbe un 30% in meno dei TIR che oggi viaggiano sulla A22. Ed inoltre, istituire delle misure di contenimento del traffico autostradale, misure che già vengono attuate in Austria e in Svizzera, sostanzialmente aumentare le tariffe se tu viaggi di notte, al fine di annullare i viaggi di notte, l'attuazione del sistema delle borse di transiti alpini sul modello svizzero, imporre un tetto ai transiti autostradali. E io ho finito.